Grazie. Dunque, la mia impressione è che noi stiamo vivendo in una fase di forte dicotomia. Da una parte una svolta culturale è stata compiuta in Europa. Vale a dire, riconosciamo collettivamente, per la prima volta, che problemi di libertà, di pluralismo e di informazione esistono anche nel nostro continente. Anni fa questo assunto sarebbe stato probabilmente inconcepibile, perché era un metro applicato agli altri. Noi comunque ci consideravamo depositari, dato per scontato dei diritti civili e della libertà di stampa e di informazione come elementi costitutivi della nostra identità. Quindi erano pagelle che applicavamo ad altri, non a noi stessi. Al punto che non era nemmeno considerato necessario avere dei meccanismi interni, perché faceva parte proprio del modello europeo di per sé. E questo ha comportato una sorta di forse atteggiamento eccessivamente presuntuoso da parte europea e di mancanza di antidoti normativi affinché certe situazioni non si creassero anche da noi. La svolta culturale è comunque avvenuta, laddove vari paesi europei sono indicati da Freedom House come parzialmente liberi, laddove, e io credo che sui criteri dobbiamo riflettere quanto più a lungo possibile, perché poi una volta che si arrivasse veramente all'identificazione di criteri sui quali la Commissione o l'Osservatorio devono lavorare, quei criteri ce li teniamo per molto tempo, e i criteri sono una coperta che ognuno può spingere e tirare a suo uso, quindi devono essere più precisi possibili, voglio dire, no, certamente, ma devono essere i più articolati e i più infallibili possibili, perché il rischio poi di strumentalizzare o di interpretare alcun tipo di criteri in un certo modo ci può fare del male. Sotto questo profilo io trovo ad esempio il lavoro di Freedom House in generale un lavoro serio, di identificare comunque quattro aree, l'area economica, l'area politica, l'area giuridica. Io aggiungerei, per quanto riguarda l'Italia, c'è anche un problema di ruolo a volte della criminalità organizzata, soprattutto nei piccoli media nel sud Italia. Ma la griglia deve essere quanto più ponderata possibile, e questo lavoro di riflessione da una parte sui criteri, dall'altra parte sul fatto che comunque esistono situazioni anomale nel nostro continente ha determinato ormai una svolta. Siamo consapevoli che la libertà di informazione è un problema all'interno dell'Europa. Ripeto, 10 anni fa questo non era dato. Ci sono stati naturalmente una serie di elementi che hanno fatto scattare l'allargamento, quindi paesi magari potenzialmente con delle situazioni più vulnerabili, l'ingresso sempre maggiore di capitali finanziari nella vita politica ancora prima che nel mondo dell'informazione, il caso italiano, che evidentemente è un caso che fa scuola e che è particolarmente dirompente. Tutto questo ci ha portato ad avere i famosi tre passi della Commissione, i tre scalini, i tre steps. Il problema, perché la dicotomia, è che a questa svolta culturale, questa consapevolezza che problemi del genere possiamo averli anche noi, non ha ancora fatto seguito una vera e propria svolta politica. Qui ancora noi non ci siamo. E devo dire che l'atteggiamento della Commissione è, come avete detto anche in questi interventi che ho potuto ascoltare, molto preoccupante, perché il fatto di aver compiuto il primo, compiuto il secondo passo, ma essersi fermati su un terzo scalino che doveva essere già realizzato, voglio dire, questa terza misura, e che invece non è annunciata, addirittura è molto preoccupante la risposta che è stata data all'interrogazione della collega Cucet, spagnola, dove di fatto la Commissione dice: a questo momento noi non riteniamo necessario, opportuno, non siamo pronti, sorvola, cioè dice il messaggio, lo dice chiaramente, dice che noi non ci sentiamo pronti a fare una comunicazione. La Commissione, in questo momento, la Commissione non tiene previsto presentare una comunicazione sopra l'istrumento di seguimento. Senza poi approfondire, che sarebbe interessante capire cosa sta accadendo dentro i servizi della Commissione, per quale ragione sono arrivati a questa conclusione rispetto a un impegno che in effetti era un impegno preso. Esatto.
Lo dico allora in italiano perché leggevo in spagnolo la risposta della Commissione. La Commissione ha sostenuto nella sua risposta, questa è... Ah! Allora, posso riprendere? I will shift to English, no? So that we can proceed. Just repeat in English. Since the very beginning. So I was mentioning the answer of the Commission to the question that was tabled by a colleague of the Socialist and Democrat group. The answer of the Commission is extremely worrying. It's indeed a matter of concern because it does say, I translate from Spanish, it is an answer in Spanish, in English. It is a relatively long answer on different issues concerning the pluralism and what the Commission is supposed to do. But then there is just one short. La Commissione, ma poi c'è un piccolo paragrafo, una piccola fase per quanto riguarda passo numero 3. Quindi so much wished communication. Questa comunicazione così desiderata in cui dicono in questo momento. La Commissione non prevede la presentazione di una commissione su questo strumento. Poi spostano qualcos'altro e riferiscono alla risoluzione del Parlamento, dice che ci sono vari cambiamenti nel quadro legislativo nei Stati membri e poi si riferiscono. È una posizione ben conosciuta da parte della Commissione, si riferisce al ruolo prominente degli Stati membri nel fare la legislazione pertinente, cioè se ne lavano le mani, dicono che tocca agli Stati membri e il loro ordine giuridico fornire questo tipo di strumento. Abbiamo fatto dunque un passo, non un terzo passo, invece un passo indietro. So we took a step backwards. Il percorso annunciato. E ripeto, quello che trovo preoccupante è che in realtà la Commissione non dà spiegazioni di questo cambiamento. È sorprendente questo atteggiamento della Commissione, questo tipo di risposta, questo suo volersi nascondere? Non è sorprendente e questa non è una ragione, voglio dire, che ci tranquillizza. Perché se noi osserviamo il comportamento della Commissione in materia di sorveglianza dei trattati, anche in altre materie, la Commissione ha un atteggiamento sempre più di fuga rispetto alle proprie responsabilità. Questo è, ahimè, anche rispetto a flagranti violazioni che alcuni Stati membri compiono, non meno su questioni di principio dove magari la Commissione potrebbe essere, voglio dire, più distratta perché vede questo tema magari molto caro alla società civile ma non così caro a poteri forti o a interessi forti, ma anche su temi, voglio dire, che toccano la politica fiscale, che toccano scelte economiche, la Commissione sta abdicando al suo ruolo di guardiano. Potrei citarvi ad esempio lo scudo fiscale, provvedimento del governo italiano, sul quale noi come Italia dei Valori abbiamo fatto un ricorso in giustizia, che è lo vinceremo, voglio dire, e abbiamo già vinto una delle tre parti, è illegale dal punto di vista delle norme europee, sull'antiriciclaggio, sull'evasione dell'IVA, che è parte dell'IVA e risorsa propria dell'Unione Europea, e sulle norme di concorrenza. Dopo oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore e anche ormai dalla chiusura dello scudo fiscale, che era un provvedimento limitato, la Commissione ci ha dato ragione sulla questione dell'IVA e ancora sta esaminando il problema del riciclaggio, il problema della concorrenza. Arriverà poi a un certo punto, anche perché la tiriamo per i capelli, alle conclusioni che noi auspichiamo. Ma non c'è dubbio che nel confronto che noi abbiamo avuto e che abbiamo costantemente con Barnier, Sermete, i commissari che si occupano di questa cosa, c'è quasi il terrore, la preoccupazione di andare a uno scontro nei confronti di alcuni Stati membri, di alcuni governi.
e lo vediamo anche su altre questioni, come ad esempio cattive gestioni, flagranti frodi di fondi europei, la Commissione Barroso è una commissione che non si vuole profilare in un modo antagonista rispetto al Consiglio, cioè una commissione politicamente debole. E questo naturalmente non ci aiuta. Non c'è un problema, voglio dire, uno scandalo sulla questione della libertà di stampa, c'è uno scandalo purtroppo generale, all'interno del quale abbiamo anche il tema di cui stiamo parlando. Una Commissione europea che annuncia una comunicazione, che tra l'altro indicava questo terzo step nel suo sito, e che poi ti risponde improvvisamente no, non si fa più, senza dirti perché, e che nel suo sito si ferma il primo, il secondo step e poi il terzo addirittura è messo via dalla rete, è una commissione che sicuramente dovrebbe essere sanzionata. Ma è così, devo dire, per tante cose. Cioè, se la Danimarca decide di introdurre nuovamente i controlli alla frontiera, e in violazione di Schengen, la Commissione non è che alza la voce, la Commissione dice no, non va bene, studiamo il dossier, verificheremo, cioè un atteggiamento sicuramente morbido rispetto a un comportamento che poi in quel caso, come anche in questo, del resto può avere veramente delle conseguenze distruttive per il progetto europeo. Del resto, c'è una subordinazione culturale nella Commissione e in particolar modo nel Presidente della Commissione rispetto al Consiglio. C'è sempre stato un partenariato che lui ha cercato forte con un numero ristretto di governi, e stiamo parlando di una questione che purtroppo tocca alcuni punti essenziali italiani, francesi, e sempre di più, soprattutto nei paesi dell'est, anche di altri stati membri. Rimane il Parlamento. Il Parlamento è un animale sotto questo profilo in un certo senso strano, perché il battesimo del Parlamento europeo di questa legislatura è avvenuto proprio su questo tema. Noi abbiamo cominciato i lavori nel luglio del 2009, non c'era di fatto attività legislativa da trattare, perché era un Parlamento che doveva cominciare a lavorare in commissione prima di arrivare poi ai voti in plenaria, e quindi questo ci ha aiutato anche nei primi mesi a focalizzare l'attenzione su una richiesta che era una richiesta nero su bianco da parte del Parlamento di avere una direttiva sul pluralismo dell'informazione. Legata come elemento scatenante alla questione Berlusconi e al progetto di legge all'epoca del governo italiano, ma che poi citava e prendeva in considerazione la situazione a livello europeo. Non è stata quella una, voglio dire, un one shot, non è stata una vicenda di un giorno, è durata circa 3 mesi, è stata una battaglia parlamentare fatta di continui ostacoli, iscriviamo questo tema all'ordine del giorno, sì, no, poi è stato iscritto, poi c'è stato un lungo processo per decidere il titolo della discussione, anche su questo poi alla fine siamo riusciti ad arrivare a un consenso. Poi siamo arrivati a una serie di testi di compromesso, al fallimento, voglio dire, di una posizione unitaria tra centrodestra e centrosinistra. Poi siamo arrivati appunto a una votazione al termine di 3 mesi di attività, perché si cominciò a luglio e il voto fu a fine ottobre, nel quale si arrivò a un risultato, voglio dire, paradossale, perché tutti i testi furono battuti e sull'ultimo testo, che tra l'altro era il testo proprio dell'ALDE, che era l'ultimo che fu messo in votazione, caduti tutti gli altri, si arrivò a un risultato che non ha precedente nel Parlamento, 334 voti a favore, 334 voti contrari, un incredibile pareggio, e purtroppo in presenza di un pareggio la proposta non è approvata. Su questo, cioè la lezione, voglio dire, di quella cosa, è che il tema era molto sentito dal Parlamento europeo. Perché tra l'altro fu la votazione di tutti questi testi, anch'essa assolutamente inusuale, chi conosce il lavoro del Parlamento europeo lo può confermare, fu una votazione di 35 minuti unicamente su questa questione. In genere noi abbiamo votazioni che vanno dai 20 ai 40 ai 50 minuti durante le sessioni plenarie, dove si passa da un provvedimento all'altro, si vota. Quello fu una giornata dove si votò le varie risoluzioni, i vari paragrafi, le parti separate, gli emendamenti, unicamente su questo, e 335 più 335, quindi stiamo parlando di un Parlamento quasi tutto presente.
non era il tema che interessava soltanto un ristretto numero di deputati, gli italiani perché si parlava di Berlusconi, i rumeni e i bulgari perché si parlava, no, era un'attenzione, uno sforzo collettivo del Parlamento, e quando poi si arrivò all'infausto pareggio, è stata la prima volta e non ne ho più viste da allora, i fautori del non arrivare a un testo hanno saltato, esultato, si sono abbracciati, c'è stata una vera eccitazione, cioè è stato un Parlamento che ha avuto molta tensione e grande concentrazione per cercare di arrivare a qualche cosa su questo tema. È stato un battesimo che dimostrava quanto il tema fosse avvertito ed è tuttora avvertito nel Parlamento, ma purtroppo ha cominciato a scoraggiare una serie anche di alleati. Vale a dire che la sconfitta per un soffio, veramente un soffio, ripeto, bastava un voto in più, ha in qualche modo allentato l'impegno di qualche parte dentro il Parlamento europeo. Cioè si è cominciato a dire non possiamo cominciare la legislatura in un clima così conflittuale, con tali confronti, sì, ce la potevamo fare, però alla fine non ce l'abbiamo fatta, torniamo a lavorare sulla legislazione più ordinaria dell'Unione Europea, cerchiamo di superare questa forte divisione tra centrodestra e centrosinistra, insomma uno spirito, voglio dire, più consociativo che poi alla fine ha prevalso. L'oggetto principale di quel voto era il paragrafo che chiedeva la direttiva. Poi, tra l'altro, la parola Italia era citata soltanto in un considerando, cioè ormai era diventato il vero problema, era la richiesta di una direttiva. Vale a dire, esiste una paura folle da parte della Commissione e da parte di una buona parte del Parlamento a prendere questa questione di petto. Ricordiamoci che quel risultato fu comunque notevole dal punto di vista, voglio dire, politico, anche se estremamente deludente poi nella sua conclusione, perché la maggioranza del Parlamento è in questa legislatura una maggioranza di centrodestra, non è una maggioranza di centrosinistra. Tra l'altro con due gruppi che si sono creati alla destra del Partito Popolare, che in qualche modo tirano per la giacca il Partito Popolare, laddove il Partito Popolare magari sia anche pronto a prendere delle posizioni più progressiste, più aperte. Non vuole scoprirsi a destra rispetto a due gruppi che invece hanno un'idea di quanto meno intervento e quanto meno ruolo per le istituzioni europee possibili. Questo è il valore da salvaguardare. Da dove possiamo ricominciare? Visto che in realtà, ripeto, eravamo a un passo comunque da un significativo successo. Il Parlamento innanzitutto ha una serie di strumenti parlamentari, procedurali, che permettono di ritornare su questa questione. Noi abbiamo già espresso, abbiamo avuto dibattito sulla questione ungherese, la Costituzione, voglio dire, la discussione c'è, non è un Parlamento che rimane silenzio, ma qui si tratta di tornare a chiedere formalmente alla Commissione una comunicazione, ma soprattutto una direttiva, cioè di arrivare a uno strumento normativo che applichi quello che la carta che è stata ricordata prima da Istvan in effetti ci consente di utilizzare come base giuridica. Ne abbiamo riflettuto diverse volte, tra l'altro sono in un gruppo, ma anche altri gruppi, voglio dire, sono particolarmente interessati, sensibili a questo tema. C'è la possibilità, ad esempio, laddove noi discutiamo del programma annuale della Commissione e il Parlamento richiede alla Commissione, il Parlamento non ha un potere di iniziativa, però richiede nel dibattito annuale dei lavori legislativi una serie di provvedimenti, di aree nel quali chiediamo alla Commissione un particolare investimento, ecco, quella è una sede, che tra l'altro è una sede, secondo me, abbastanza propizia perché sradicalizza e drammatizza il dibattito, cioè diventa una richiesta dentro un canestro di altre richieste per l'anno successivo, quindi la programmazione legislativa dell'Unione Europea e le proposte che la Commissione deve fare. Questa è una strada. Abbiamo la possibilità
e devo dire che su questo io sono abbastanza ottimista che si arrivi, voglio dire, anche all'avere un consenso, una maggioranza per discutere le cose in Parlamento, di avere le cosiddette procedure di interrogazione orale che costringono la Commissione a venire in plenaria e a confrontarsi su un certo tema con la plenaria del Parlamento, oppure di richiedere la cosiddetta dichiarazione della Commissione o la dichiarazione del Consiglio su uno specifico tema. Diventa più difficile passare dall'avere una maggioranza per iscrivere all'ordine del giorno una discussione ad avere una maggioranza per poi votare una richiesta specifica. Per questo io insisto soprattutto sulla la programmazione annuale legislativa, perché in qualche modo è anche un voto dove il Parlamento prepara le sue richieste in un negoziato tra i vari gruppi e ognuno ha delle richieste e quindi deve concedere qualcos'altro agli altri gruppi in modo da avere un pacchetto unitario. Isolare oggi un voto per richiedere una direttiva può andar bene, ma può andar male, ripeto, i numeri sono quelli che purtroppo sono. Con la Commissione, che non fa nulla per aiutarci, perché anzi meno seccature ha rispetto a questa questione e più ovviamente è contenta. C'è poi un ruolo del Parlamento che c'è e che non è un ruolo, voglio dire, soltanto di chiacchiera teorico, di pressione comunque costante e di mettere nelle istituzioni europee un dibattito e una preoccupazione, uno stato di allerta su questo tema, che è quello in parte fatto anche quando questa conferenza si è riunita un mese fa a Bruxelles, quando organizziamo e avviene in un modo abbastanza frequente dentro le assise del Parlamento conferenze, seminari, dibattiti su questo tema, quando ci confrontiamo con ospiti e interlocutori che evidentemente sensibilizzano anche quelli che magari sono più scettici. Cioè il Parlamento europeo come strumento di pressione, laboratorio, luogo dove comunque questa preoccupazione viene canalizzata, ecco, questo è un ruolo che, almeno questo, voglio dire, è pieno. Sono perplesso, devo dire, sulla questione dell'utilizzo dello strumento di bilancio, perché innanzitutto, ancora una volta, occorre avere una maggioranza. E attenzione, se noi poi perdiamo i voti, questo dà fiato alle trombe a coloro che in Commissione dicono no, non è nemmeno il Parlamento d'accordo su questa cosa, per cui... Ma soprattutto la questione del bilancio, secondo me, è una materia delicata, perché quando tocchiamo il bilancio si fa un torto a qualcuno. Tagliamo qualche cosa a qualcuno. E ci mettiamo di fatto contro altri interessi che possono essere più o meno condivisibili, ma non allarghiamo la base consensuale, rischiamo di restringerla. Del resto l'arma di incidere su quello che in effetti è un potere reale del Parlamento, sulle linee di bilancio, non è quasi mai usata, voglio dire, dal Parlamento. Io non ricordo esempi dove si è cercato di intervenire su linee di bilancio al fine di ottenere qualche cosa di diverso. Temo che sia l'idea assolutamente giustissima, perché il Parlamento deve imparare a utilizzare tutti i suoi strumenti, tutte le sue misure, e questo è un'arma che in effetti abbiamo, ma ripeto, ho sia la perplessità sul fatto che è difficile raggiungere una maggioranza e soprattutto sul fatto che rischiamo di alienarci alcuni consensi, perché bilancio si tocca l'interesse sempre di qualcuno, che può essere anche un interesse più o meno vitale. Anche noi abbiamo, come dire, i nostri gradini da fare. Concludo subito. Il prossimo gradino da fare è non è difficile, voglio dire, richiede un certo lavoro, ma una strada percorribile, è quella di convincere tutta una serie di frange politiche che la questione riguarda anche loro. Una complicazione che abbiamo avuto nel dibattito è che c'è proprio questa mentalità da parte di alcuni parlamentari che, tutto sommato, sì, questo è un problema vero, non soltanto per l'Italia, anche per altri paesi, ma insomma non è vero per il mio proprio paese, e quindi mi implico di meno. Dobbiamo far passare l'idea che
o l'Europa si dota di strumenti normativi per garantire il pluralismo, oppure nessun paese è salvo da situazioni rischiose. La situazione di fatto peggiora di giorno in giorno e si allarga da un numero ristretto di paesi che sembravano particolarmente vulnerabili a purtroppo un numero che è sempre più alto. Rimane alla fine quell'incontro di cui anche oggi voglio dire siamo testimoni, che ha una lunga storia, tra una parte del Parlamento europeo che comunque è militante, che comunque crede ancora in questo percorso, e la società civile e tutte le organizzazioni che, devo dire, hanno anche un particolare potere, perché questo mondo è molto più potente, anche per la capacità di avere voce attraverso i media europei, di tante altre sacrosante cause dove la società civile c'è, ma di fatto non riesce ad aprire nessuna porta. Ecco, qui invece è una forza che non va sottostimata, è una forza reale che diventa un vero ausilio. Queste due forze si devono congiungere. Non mi soffermo qua sull'iniziativa dei cittadini, perché è stata già materia, voglio dire, di discussione, e in qualche modo è qualcosa di molto utile da affrontare insieme al sistema politico, per così dire, oltre al Parlamento europeo, perché poi ci sono dei partiti politici che sostengono attivamente queste iniziative dei cittadini. È utile, credo, senza doverla strumentalizzare, ma questo aiuta, voglio dire, poi sul territorio a organizzare la campagna. Ma è un'altra strada, come dire, maestra. Del resto, come tanti altri strumenti del Trattato di Lisbona, tutto dipende, o molto dipende, da come vengono utilizzati la prima volta. Che siano le cooperazioni rafforzate, che sia il rapporto cartellino giallo-rosso dei parlamenti nazionali, tutte cose che ancora di fatto stentano a veder luce, ma che sono in qualche modo frutti freschi del Trattato di Lisbona, l'iniziativa dei cittadini. Se viene utilizzata bene la prima volta, poi secondo me può avere un grande futuro. Questo è sicuramente il tema per eccellenza di cui si parla di più per essere oggetto di una prima iniziativa. Ci sono tante altre questioni che vengono citate, l'abolizione della direttiva sulla vivisezione, che ha un grande interesse nel mondo animalista, la questione dell'abolizione della direttiva che bandisce l'uso di medicinali alternativi, che anche questo è un tema molto sentito da una parte della società civile in tutti i paesi. Però devo dire, questo è sicuramente il tema per antonomasia, e sono armi di cui dobbiamo essere, come dire, pienamente consapevoli, perché sono qualcosa di più che uno sparacchio rispetto a coloro che oggi si vogliono fermare il processo di adozione legislativa. Benissimo, Niccolò Rinaldi, membro del Parlamento europeo appartenente al gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, appena concluso il suo discorso su come spingere la Commissione europea ad applicare questo sistema di monitoraggio sul pluralismo dei media, e ricordando che, se a parer suo naturalmente, che se l'Unione europea non si dota di questi strumenti che garantiscono il pluralismo e l'autonomia del mondo dell'informazione, nessun paese può essere davvero al sicuro, e quindi insomma occorre monitorare e seguire con attenzione queste questioni. Tornando invece a parlare di cosa accade nelle altre città europee in cui si tiene il Trans Europa Festival, io volevo attirare la vostra attenzione su alcuni eventi che si terranno tra oggi e domani a Londra e a Parigi, e che comunque riguardano tutti noi, perché oggi i nostri giornali titolano, appunto, i primi titoli dei giornali parlano dei nuovi sbarchi a Lampedusa, quindi gli sbarchi che sono ripresi, quindi il tema dell'immigrazione. E allora come se ne parla? Se ne parlerà domani a Parigi in un dedicato alle frontiere interne ed esterne dell'Europa, e quindi come agire affinché ci siano delle politiche migratorie comuni e il rispetto dei diritti dell'uomo. E anche a Londra questo pomeriggio alle 5 vi sarà una discussione sulle migrazioni e su come queste ondate migratorie possano influire e condizionare in maniera positiva la costruzione di una identità europea. Quindi chiudiamo con alcuni Twitter che sono stati postati appunto sull'argomento, cioè in particolare c'è un post lasciato da Internazionale, il giornale, che
sottolinea alcune perplessità espresse da Barroso al Presidente della Commissione europea riguardo alla decisione della Danimarca di chiudere le frontiere. Ripetiamo, decisione che comunque ora è stata presa dalla Danimarca, ma è stata anche avanzata nei giorni precedenti dall'Italia e dalla Francia. Per il momento è tutto, adesso continuiamo ad ascoltare il dibattito che si tiene, lo ricordiamo, qui a Bologna in Sala Borsa, su quali sono le strategie e le azioni possibili per far sì che la Commissione europea applichi il monitoraggio sul pluralismo dei media. A dopo e buon proseguimento. Of course, a nightmare. We went through a nightmare, of course, through that vote. The two gentlemen in question, they received a telephone call in the morning from the foreign, the prime minister offices from Dublin, asking them not to vote against, because the last, the very last vote was on the ALDE resolution, the one that got more vote than the ALDE. Riguardava la risoluzione ALDE, quella che ha avuto più voti, quindi hanno messo in questione anche la disciplina di gruppo, che e quindi hanno ricevuto una telefonata dall'ufficio del primo ministro dove sono è stato chiesto loro di uscire o astenersi, quindi loro hanno partecipato al voto ma si sono astenuti. Uno soltanto ovviamente sarebbe stato sufficiente. Non hanno seguito la linea del nostro gruppo, hanno seguito ciò che diceva il primo ministro. L'ufficio del primo ministro nella presidenza aveva ricevuto una richiesta in canali molto informali da Roma di non appoggiare questa risoluzione, quindi effettivamente è stata una faccenda a dir poco spiacevole. Devo dire che comunque per noi è stata ovviamente un incubo, è stata significato una crisi nei rapporti non solo tra la delegazione italiana e quella irlandese del mio gruppo, insomma, ma tutto tra il mio gruppo, diciamo, e il ministro per gli affari europei, che fa parte, un membro importante del nostro gruppo. È stato chiamato a Bruxelles per chiarimenti da parte del leader del nostro gruppo politico, insomma, diciamo il segno che è nostro, che è stato per anni primo ministro, eccetera. Quindi la situazione è stata presa in maniera molto seria. Chiaramente bisogna vedere qual era la preoccupazione, l'importanza dell'adozione di questa risoluzione, se siamo arrivati al punto in cui telefonate da Roma a Dublino, da Dublino a Strasburgo potevano addirittura sabotare questo voto, il che significa che ciò che cerchiamo di fare, insomma, ha una certa utilità, ovviamente, altrimenti non ci sarebbe tanta preoccupazione in giro. Abbiamo perso per quei due voti, ebbene, oppure possiamo dire abbiamo perso perché altri erano assenti, non hanno partecipato alla votazione, eccetera. Ci sono stati dei leader importanti di centrosinistra che non erano presenti, non perché non volevano essere presenti, ma perché non potevano partecipare alla votazione. Quindi quando si tratta poi di un voto o due in più o in meno, è sempre la responsabilità è sempre più che quella di solo due persone, insomma.